Ciao tribù, sono Cecilia Sardeo, autrice di Insicure di successo, in libreria a partire dal 24 settembre 2019, ma già prenotabile online al link che trovi qui sotto. Se stai guardando questo video, sono quasi certa che hai un'idea, oppure ti è arrivata un'opportunità che ti entusiasma da impazzire, ma stai tergiversando perché sei convinta di non avere le carte per farcela. Sei convinta che non sei tagliata per fare una cosa simile, che potresti fallire e chissà cosa accadrebbe. Beh, ti dico una cosa, se sei convinta di non farcela, hai perfettamente ragione. No, non sto scherzando, questa versione di te decisamente non può farcela. Ma esiste una parte di te che invece sa perfettamente di potercela fare. Prima di rivelarti dove trovare questa versione di te, sono entusiasta di annunciarti che il mio primo libro Insicure di successo è già prenotabile online al link che trovi qui sotto e sarà disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019. Insieme cercheremo di andare oltre il giudizio e le aspettative degli altri, che a volte ci bloccano e ci impediscono di provare. Insieme valorizzeremo i nostri dubbi, le nostre debolezze e anche i nostri fallimenti. Cercheremo di trasformarli in opportunità. Insieme scopriremo una forza che pensavamo di non aver affatto. Con Insicure di successo, in altre parole, ribaltiamo la prospettiva e ci rendiamo conto che in fin dei conti abbiamo già tutto quello che ci serve. È dal momento che a definire chi siamo non sia più il risultato finale, qualunque esso sia, ma il nostro coraggio di riprovarci ogni singolo giorno, un passo alla volta. Ma torniamo a quella parte di noi che sa di potercela fare. E stai tranquilla perché ce l'abbiamo tutte. Non ti sto dicendo che devi diventare qualcuno che non sei. No, tutt'altro. Sicuramente ricordi delle situazioni passate in cui sei stata quella versione di te. Quella che si è preparata e poi, nonostante qualche incertezza del tutto normale quando esploriamo un territorio completamente nuovo, si è buttata. Ci ha provato dando tutta se stessa, pur non sapendo come sarebbero andate le cose, perché raramente ci ha dato saperlo. Ma a prescindere da come andranno, avremo imparato qualcosa di prezioso che potrà servirci nella prossima avventura. Non è mai tempo perso, nemmeno quando le cose non vanno come previsto. Qualunque cosa sia quella che stai rinviando, se ti guardi indietro, troverai sicuramente sfide simili che sei riuscita ad affrontare a testa alta. Forse hai passato un esame importante, o forse hai coraggiosamente espresso la tua opinione su qualcosa a cui tenevi particolarmente, pur non sapendo come gli altri avrebbero reagito. Non importa cos'è stato, sono tutte prove del fatto che il coraggio che pensi di non avere in realtà è già dentro di te. E allora veniamo alla pratica. Che cosa stai rinviando per paura di non farcela e dove, guardandoti indietro, puoi trovare la prova del fatto che hai assolutamente tutte le carte per provarci con coraggio nonostante la paura? Ti aspetto come sempre nei commenti qui sotto. E ti ricordo di prenotare la tua copia di Insicure di successo e di regalarla a tutte le donne della tua vita.